Dreamlike Moon vi dà il benvenuto al nuovo episodio di Super Frida. Oggi si festeggia il Natale, che in questo universo è chiamato Festa dell'Inverno e non me lo ricordavo più, l'ho chiamato in tutti i modi nella puntata precedente, invece no, è la Festa dell'Inverno, per cui ci sarà Babbo Inverno, bisognerà aprire i doni, darli, fare un pasto grandioso che sta preparando proprio in questo momento, quella base di pesce, perché non sa i gusti degli altri, e poi spirito festivo. Julian intanto sta andando in spiaggia perché vuole cercare, o almeno provare a vedere se riesce a trovare un regalo particolare per Frida, qualcosa che ha trovato lui con le sue stesse mani e che Frida non calcare. Vediamo che cos'è. Perché un fossile rotto, molto bene. Perché logicamente non è un regalo che si acquista, no? Perché fare un regalo normale a Frida quando puoi fargliene uno particolare, tipo un calcare rotto, un fossile rotto? Vai qua, scava questo e scava questo. E Frida è anche felice perché oggi finalmente potrà indossare il suo vestitino da Babbo Natale, che tanto adora. Noodle, hai rotto, adesso basta. Dopo ti facciamo una carezzina. Ecco i gatti che fanno la corte al pesce. Giustamente. Rusty, non serve avere paura. Due parti per aggiornamento comune. Scherzi, Julian? Sì, dai, fai qualche carezza a questi gatti perché non se ne può più. Abbraccia anche. E mettiamo via la cena a base di pesce per quando sarà più tardi, per quando inizierà la festa, diciamo. E, vabbè, Frida si è limitata ad acquistare dei libri. Poi, vabbè, ha altre cose nel suo inventario, per cui... sì, giusto, ho troppe azioni in coda. Facciamo una semplice festa in casa, però, direi. Vediamo se c'è la possibilità di fare anche un dolce. La torta alla frutta da gourmet. Ma mi sa che non piace a molti, per cui vediamo se si può cucinare qualcosa. A parte le solite torte. La torta al miele, ma non abbiamo le arnie. E poi adesso non farebbero miele. O se no si possono fare biscotti anche, perché no? Torta ripiena di frutta. Non sembra male quella torta. Beh, facciamola torta ripiena di frutta. Tu che stai facendo? Insegui lo stormo? Certo, Julian, torna a casa, per favore. Anzi, no. Vai a farti un po' di jogging. E adesso è flirtante? Oh, perché c'è lei? È per quello che sei flirtante. Guai a te, Julian. Guai a te. No, solo perché è romantico. Va bene. Vai a fare jogging. E vuole naturalmente fare fichi fichi con qualcuno, ma a me Frida è un po' occupata. Elina ci dice che ho saputo che tu e Julian avete iniziato a frequentarvi. Congratulazioni per il tuo nuovo fidanzato, grazie mille. Lei è una nostra ex. No, non preoccuparti. Qua con questa aspirazione siamo in alto mare. Sarà molto difficile. Ma che cos'è? L'aspetto non è dei migliori, eh? Ma è una sola porzione. No, non mangiarla! Sì che è una sola porzione. Lascia stare. Non mangiare adesso. No, ti fa male. Ma no, che scatole. Vediamo se infornando si può fare qualcosa. Senti, fai dei semplici biscotti allo zucchero, va?
direi che anziché restare qua a guardare Frida, che c'è, che cucina tutto il giorno, possiamo vederci più tardi. Almeno quando inizia la festa, perché tra un po' è l'ora di chiamare gli ospiti. Ecco che la festa è iniziata, Frida ha chiamato tutti gli ospiti e col suo bellissimo vestitino rosso sta andando ad aspettarli sulla soglia di casa. E anche Julian, cioè guardate che figurino Julian oggi! Vestito benissimo per questa festa dell'inverno. Eh beh, e anche lui sta attendendo gli ospiti, che però non ho capito se hanno capito che devono venire fin qua. Oh ragazzi, facciamo, creiamo un gruppo. Chiama da te, chiamali tutti quanti. Chiama da te. No, Salvatore Rossi no, cosa ci fa qua? Oh, Philip, chiama da te. Oh, molto bene. Abigail, chiama da te. Tutti quanti. E Julian ringrazierà per la presenza. Presentazione amichevole. Dove andate tutti? La cena si svolgerà qua. Ringrazia per la presenza. Sbaglio, sei un po' ingrassata. Sansa. Vabbè, non che Frida sia un figurino, eh. Ha messo su più che altro muscoli. Ha messo su. Oh. Cantiamo insieme della festa dell'inverno. Però magari andiamo dentro. Canta insieme. Ecco, questo qua. Insieme a tutti. Ho cercato di invitare più gente possibile, però purtroppo non conosce più la maggior parte della gente. Ah, vabbè, Fate si arrangia. Ah no, possiamo togliere Julian e mettere Connor. Perfetto. Andate tutti quanti a cantare. Agatha ha appena messo un regalo malizioso, penso perché stava ridendo di gusto. Agatha, Agatha, cosa mi combini? Dal passato con furore. Dai, cantiamo tutti insieme. Fate è un po' incavolata. Oh, ma che carini! Non sono carini, sono adorabili. Ci ho messo un po' ad arredare il tutto, eh. No! Diaspro, che è successo? Triste. Guardate queste due come si guardano. Vabbè, sì, se non le trafiggesse con un braccio, sarebbe una bella foto. Bravi ragazzi. Bene, molto bene, cominciamo la cena. Spirito festivo, sì, dai dei doni, apri i doni, ce n'è da fare, ce n'è, ce n'è. No, i doni li teniamo. Purtroppo la casa non è enorme. Fate, capisco che tu tendi a isolarti sempre da qualsiasi gruppo di cui fai parte, ma proprio metterti davanti alla TV durante il giorno della festa dell'inverno non mi pare il caso. Oh, cena a base di pesce, so che non è l'ora di cena, ma questo è un pranzo un po' allungato. Oh, ecco anche Hope. Bene. Allora facciamo un po' di cose, no? Riguardanti la festività. Tipo, cantare l'abbiamo appena fatto. Condividi lo spirito della festa dell'inverno. E anche tu con un po' di uomini. Ringrazia per la presenza. Hai una cattiva relazione, mi dispiace. Condividi lo spirito. Poi farai una risata viscerale, che è la prima volta che la vedo. Lamentati, no. No, non puoi fare la risata viscerale. Vabbè. Ciao, nemico. Finalmente ci vediamo in questo giorno. Dai,
Per una volta riponiamo le armi e facciamo finta di essere tutti una grande famiglia felice. Che ne pensi? E beh, Philip è d'accordo. Ovviamente. Perché no? Dai, chiama tutti a tavola. Chiama al pasto grandioso. Poi abbiamo tre camini. Chissà da dove spunterà Babbo Inverno. Tre camini accesi, tra l'altro. Ma, scusate, c'è di tutto e di più di sotto. Perché vi ingozzate qua? Oh, prendete... Mi sa che... Fate se n'è già fregata un pezzo. No, andate qua a mangiare. Siediti. Anche tu. Oh, bravissimo, a capo tavola. Hai capito tutto. Allora, fai così. Siediti qua tu, Frida. Oh. E gli altri mi sa che sono rimasti di sopra. No, lei si è seduta qua. Hope, mi congeli. Ma perché? Anche lei si isola parecchio. Ma dai, Hope, con tutti i posti che ci sono. E gli altri tutti qua. Oh, è arrivata anche Vanessa. C'è la nostra Connie. E sì. Non dico che ci sono tutti perché non è vero. Però ecco, siamo in tanti. Oh, che bella questa scena. Adoro, adoro. Ma nessuno si lamenta del piatto. Vabbè, parliamo un po' con gli altri. Condividi lo spirito. Oh, che muscoli che hai fatto, Connie. Mamma mia, ragazza. Tutti culturisti qua. E Kimberly, siediti e prendi un piatto, per favore. Cantare no basta, condividi lo spirito. Entusiasmati per il tempo soleggiato. È buono questo piatto? Sì, è buonissimo, Frida, davvero. Hai cucinato dei mani caretti con le tue sante manine. Ormai sono bravina. Ah, sì, è sempre modesta lei, lo sappiamo tutti, vero? Io non vedo l'ora che arrivi Babbo Inverno. È la cosa più bella del festival dell'inverno. Siete d'accordo? Sì, ai miei tempi non si festeggiava così, ma... Lasciamo stare. Eh sì, anche sul mio pianeta si festeggia in maniera un po' diversa, ma è un po' freddino qua. No, è che su Sixam la temperatura è più alta, fidati. No, in realtà non abbiamo più il riscaldamento. Che c'è? Vabbè, ne resta solo uno, per cui lo rimettiamo in frigo. Per chi vuole, più tardi c'è anche il dolce. Te proprio non vuoi saperne di andare con gli altri, eh? Mamma mia. Che bisbetica. Oh, ma che carini Vanessa e Philip che si abbracciano. Allora, cominciamo a dare dei regali. A Vanessa io darei la... una reliquia. No, meglio di no. Ecco, le 50 sfumature delle mie finestre. Così. Per... Ah, sta ancora mangiando, va bene. E... Eva, è Natale, lo sto passando coi miei. Questo regalo è per te, spero che ti piaccia. In realtà l'ho scelto a caso fra tanti, ma... Oh, ma è un libro carino, sì, ne ho sentito parlare bene. Sì, poi non parla di cose strane, no, no. Diamo un regalo anche a lui. Dai il regalo del Festival dell'Inverno. Beh, cattura la preda, l'ha già catturata, la sua preda, la sua Sansa. Una stampa di Frida, no. No, magari sì. Magari sì per il semplice fatto che così almeno forse non continuerai a chiamarla. Andate pure a scaldarvi davanti al camino. Pasto grandioso? Sì, dai, finiscimelo questo pasto però, che tra un po' arriva Babbo Inverno. Non voglio perdermelo. Tu invece non stai facendo nulla di che. Oh, bloccala un attimo. Condividi lo spirito. Oh, fai risata viscerale. Dai un
regalo del Festival dell'Inverno, perché no? Dai una fragola, così. Almeno la smette di far la musona. Adesso diamo un regalo anche a lei. No, prima finisci di mangiare, tesoro, che sennò non completi più la tradizione. Oh! Ma soprattutto la cosa più importante è andare a dare il regalo a Julian. Fate non sta apprezzando la risata viscerale. Vabbè, vai qui. Ah sì, la sta apprezzando. Ma sei forte, ragazzo! Sì, lo sappiamo tutti che ti piace da matti, anzi ci sbavi dietro. È arrivato Babbo Inverno? Non ancora. La casa è un po' troppo piccola per ospitare tutti, in effetti. Dai il regalo. A lui diamo. Giusto, a Julian cosa possiamo dare? Diamo a lui la reliquia. E Julian darà il suo regalo a Frida. Alla fine ha deciso per il conservatore di slancio, che almeno ce l'aveva già nell'inventario, l'ha sempre creato lui. Ti piace, Julian? Oh, davvero una reliquia mistica? Mi sa che l'hai data alla persona sbagliata, Frida. Perché stai già pensando ai piani malefici da fare con quella reliquia. Si può dare il regalo? Il regalo del Festival dell'Inverno. Ma questo Babbo Inverno c'è? Eccolo! Ditemi che non è bloccato però, eh? Vabbè, per ora sblocca. Che vuoi che ti dica? Proprio nell'unico cammino. Oh, grazie Babbo Inverno, grazie mille. E adesso chiudiamo di nuovo la porta. Blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare. Fermati, fermati. Oh, ci sta portando dei doni. Presentazione divertente. Tutti qua, vai qui. Oh, sta aggiungendo doni ovunque. Ma questo tizio non mi sembra tanto giusto, pensa Connie. E invece Julian va qua a parlarci. Oh, apri doni con. Non abbiamo fatto. Hope, non abbiamo fatto. Vai, apri doni con lei. Chiedi un dono. Ma quindi ce n'hai un regalo per me? Sono stato bravo? Sì, per quest'anno sei stato abbastanza bravo. Non hai compiuto atti malvagi, Julian. Evviva! Non dirmi che non riesci a dargli il regalo. Chiedi un dono. No, a lei non è piaciuto il regalo, qualsiasi cosa sia. C'è troppa gente qua. No, stanno andando tutti. No. Oh, caspita, Frida ha ricevuto un PC potenza integrata. Non vedo l'ora di farne sfoggio. Accidenti, hai capito? Dov'è sto PC? Sarà nell'inventario di famiglia. Bellissimo! Oh, finalmente anche lei è felice del regalo che ha ricevuto. Tu, Julian, cosa ti sta dando Babbo Inverno? Ma sei sempre un buffone. Un Leaf. Anche tu.
Mici, basta, 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 ve ne faccio un sacco di coccoli off camera, almeno quando registro, per favore. Lotta con Babbo Inverno per i doni, no. Facciamo una presentazione allegra. Altre scelte cos'è? No. Affluent with data. No, no, accendere l'albero non se ne parla. E anche per me hai un dono. Ah, sul sul. Come sul sul? Non te ne andare. Ma perché dovresti darlo a lui il regalo? Oh, fai risata viscerale e chiedi un dono. Riponiamo gli avanzi, va. Cosa c'è? Ma sì, sei stata bravissima a imitarmi! Complimenti! E lei, sono figa, sì? Allora ce l'hai un dono, eh? T'ho imitato alla perfezione, ce l'hai un dono per me? Sì, Frida, stai tranquilla. Che ce l'ha un dono per te? Oh, che bella scena! Questo è per te, Frida, mi raccomando. Fanne tesoro, usalo con criterio. E che cosa sarà mai? Togliti Plumbob, grazie. Io faccio foto come se non ci fosse un domani. Vediamo che le ha regalato. Wow, ma è un regalo fantastico! Cosa hai ricevuto? Un attracco per aspirapolvere robot. Accidenti! Grazie! Mi stai dicendo che la mia casa è sporca? Tu, Giulia, ne hai fatto tutte le tradizioni, sì? Basta cantare. Senti, sono brava. A imitarlo? Sì, sì, sei bravissima. Adesso basta però, eh. Lui se la sta facendo addosso. Ma no, Clemente Gelo, non arrabbiarti coi gatti. Ma perché? Che senso ha questa cosa? Vai in bagno. Te ne stai per andare? Comincia a ripulire tutto, Frida, per favore. Che qua ce n'è il bisogno. E poi metti nell'inventario questi. Niente, non possiamo aprire un altro dono. Basta, puoi anche andare, Babbo Inverno, eh? Tra quanti giorni è Capodanno? Ah, domani abbiamo la lotteria, wow! E Capodanno è sabato, oggi è solo martedì. Va bene. Giulian, anche tu, per favore, aiuta a ripulire. Ma cos'è che hai? Basta essere gelato, riscaldati. Lascia stare. Ripulisci, questo cos'è? Budino orbitale. Non facciamoci domande. Beh, Frida ha un sacco di libri nell'inventario e non è riuscita a regalarli praticamente. Vabbè, sarà per gli anni prossimi. Però mettersi lì a fare regali a tutti, capite che è un po' un casino. Questo è carino, il conservatore di slancio, mi piace. Libro, libro, e poi un sacco di cose da autenticare ancora, mamma mia. Anche se la festa dell'inverno è finita, Frida non vuole uscire dalla modalità Babbo Natale. E vabbè, si può capire. Perché? Invece Julian sta andando a prepararsi un caffè, perché oggi ha bisogno di molte energie, perché andranno un po' in palestra. Lui perché vuole sviluppare massa muscolare e ha l'aspirazione di culturista. Si è già allenato un pochino, andando a fare jogging, però dato che deve allenarsi in palestra ne approfitto per portarlo là. Invece Frida perché deve perdere un po' di peso.
È diventata molto muscolosa, quindi devo farle perdere peso, ma senza che abbia troppi muscoli per cui correre. E basta. Sali di livello in giardinaggio. Queste sono cose che abbiamo lì tipo da secoli. Oh, impara a conoscere Julian. Anche tu, prenditi un caffè. Prendi una bevanda. Potreste sedervi come le persone normali, per favore? Ragazzi? Lavora oggi! No, allora vai... Vai al lavoro. Vai al lavoro. Niente palestra per te oggi. La farò solo con Julian, io off camera. Però... Perché non tentare la sorte? Acquista un biglietto della lotteria. E acquistalo anche te. Ecco qua. E bevi questo. Tu in teoria dovresti essere giocosa per andare al lavoro. Figurarsi. Te invece puoi permetterti di non fare un pero, perché tanto grazie a Frida siamo ricchi. Tranne quando arrivano le bollette. Va bene, allora fai colazione e poi ce ne andremo in palestra. Tu ed io e te. Si mangia la cena a base di pesce, va bene. Cos'è che era? Latte? Ah sì, quello che ti hai ripreso tu nell'episodio scorso. Allora mangia, bevi, fai quello che vuoi. E tra un po', vabbè, Frida andrà a lavorare. Quindi io direi che terminiamo qua questa puntata di Super Frida. Abbiamo visto il Natale, è stato bellissimo, a me è piaciuto tanto e non vorrei allungare troppo. Per cui direi che chiudiamo qua per oggi. Per cui spero che l'episodio sia piaciuto a voi come è piaciuto a me. Se è così mettetevi mi piace, commentate che a me fa sempre molto piacere, mi raccomando. Che è? No. Forse perché è molto ispirato. Vabbè, commentate che a me fa sempre molto piacere. Iscrivetevi se siete nuovi per non perdere nessun episodio di questa sfida. E vi ricordo che in descrizione potete trovare i link a tutte le playlist di tutte le serie che sto facendo, con The Sims e non. Link al blog dedicato a The Sims, alla pagina Facebook, a Instagram... Trovate lì The Origin, ma soprattutto trovate i link ai canali dei miei amici youtubers, ai quali vi invito a iscrivervi perché sono tutti molto molto bravi, per cui grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti! Revive inside of me.